Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Trucchi Segreti in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Come sempre vi manda un saluto il vostro amato Link ed ovviamente Patrinox. Bene, cosa vi voglio portare oggi? O più che mai cosa vi voglio far vedere? Oggi vi voglio far vedere qual è il piatto migliore da creare. Il piatto che a noi ci permetterà di avere ovviamente 20, avete ben sentito, 20 cuori. Extra, che cuori extra sarebbero quelli gialli. Bene, andiamo a fare la nostra a raccogliere quello che abbiamo bisogno. Prima uccidiamo. Ah, vi voglio far vedere la zona, ovviamente mi stavo dimenticando. Sono qui nella torre di Farone e la zona che noi dobbiamo raccogliere il nostro frutto è questa zona qui. Che non so se avete visto bene, ecco, così magari questa è la mappa e io mi trovo qua nella torre di Farone ed è qui ovviamente che c'è da raccogliere il frutto. Bene, andiamo a raccogliere. Tu ovviamente devi morire. No! Muori! Muori anche te! Bene! Il frutto che a noi ci interessa è questo qui. È questo frutto qui, dove la macchina fotografica. No, ecco, è questo qua, che si chiama Durian. Non so se vi sembra che in Italia ugualmente si chiama durian. Va bene? Quindi bisogna raccogliere. Per fare la ricetta ne abbiamo bisogno di 5. Sicché qui questa zona è piena di questi alberi che è piena di durian. Approfitto per raccogliere anche un poco di legna già che ci sono. Durian. No, non taglia l'erba. Ecco l'altro durian. Oh, dai, ecco qua c'è un altro. Questo non si taglia se non mi sbaglio. No, vieni qua, dai. Qui c'è un altro durian. Ok. Ecco rogo, niente. Ok, andiamo. Quello non si taglia l'albero. Che non capisco perché puoi tagliare qualche albero sì, qualche albero no. Vabbè. Vai. Ok. Dove ci è rimasto questo? Abbiamo arma. Raccogli la legna, l'altro giù anche qua. Quello non si taglia, non si taglia. Qui c'è un altro. Ok, ci sono altri due. Raccogliamoli. Qui c'è rimasto, se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere l'ultimo albero. No, voglio la legna, non la spingere. E sì, sembra che non ce ne sono più. L'ho raccolti tutti. Ok. Adesso andiamo dove c'è un posto per cucinare. Ovviamente anche se andate sopra, qua sopra ugualmente ci sono, troverete dei durian, solamente che lì ci sarà un Lionel.
quindi non so se vi consiglio di andare lassù, però qui questa parte è buona per farmare questo frutto. Ok, adesso ci teletrasportiamo, andiamo qualche zona dove c'è per cucinare, potremmo andare ah, è vero che qui vicino c'è il rancio. Anch'io stavo dimenticato che qui vicino c'è. Posso andare là direttamente a cucinare, perché andiamo là. Lo stallaggio, che raggio, lo stallaggio, se non. Sì, in Italia si chiama stallaggio. E che arrivo qua. Dai, Link. Fra le piante, eccoci arrivati allo stallaggio. Ok, dov'è là? Eccolo là. Ok, ovviamente se sta piovendo quando state facendo questo trucco, andate, vi teletrasportate da un'altra parte dove non sta piovendo per poter cucinare. Ok, e dov'è il durian? Eccolo qua, cioè, ne ho raccolti ben 18. Allora, ne prendiamo 5. La pregaria di Ninfa è stata Sì, curata. ok. E cuciniamo. Pronto. Avete visto? Più 20 cuori extra. Questo lo potrebbe usare, non so, qualsiasi persona che all'inizio ha solamente 4-5 cuori e ne avrà 20, se ce n'ha 3 ovviamente avrà 23 cuori. Sicché io ve lo consiglio perfettamente, ragazzi. E questo, ah, fatemelo mangiare perché così almeno vedete che si mi rigenererà. Dov'è il piatto? E se lo vendete il piatto non costa, non vi danno tanti soldi, tante rupie, vi daranno come 210-220 rupie se non mi sbaglio. Ma mangiatelo. Vedete? C'ho tutti i cuori. Ovviamente come sapete i cuori gialli quando vi colpiscono spariscono, non si rigenerano. Quindi questo è tutto, ragazzi. Ah, Link, non guardare che guardi. Questo è tutto, ragazzi. Vi manda un arrivederci il vostro amato Link ed ovviamente Patrinox. Scusate che ando mezzo raffreddato. Non vi dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare. Se avete bisogno di aiuto, come sempre, scrivetemelo nei commenti e io vedrò se vi posso aiutare facendovi un video o una risposta diretta. E se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!